È stata inaugurata oggi la terza edizione di Passaggi, Festival della Saggistica. L'inaugurazione è avvenuta intorno alle 17.30 al chiostro delle Benedettine di Fano con la partecipazione dello scultore Eleuseo Mattiacci, che ha messo a disposizione la sua scultura La Locomotiva, posizionata davanti all'ingresso dell'ex chiesa di San Domenico. Tu si parlava prima, hai parlato dei Burri e Fontana. Sono stati due artisti importantissimi da tenerli d'occhio. All'inaugurazione sono intervenuti l'assessore Stefano Marchegiani e Renato Claudio Minardi, che ha portato i saluti del neopresidente della regione Marche Luca Ceriscioli. Sul palco anche il regista e produttore Francesco Siciliano, figlio dello scrittore Enzo, e gli organizzatori del festival. Può dirci tutto sull'America, non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Da oggi a domenica 21 giugno si alterneranno a Passaggi Festival economisti, politici, storici, intellettuali, sportivi, affiancati dai giornalisti delle più importanti testate italiane. Oggi abbiamo trasmesso in diretta su Fano TV i primi appuntamenti della manifestazione, che potrete rivedere anche in replica. Alle 18.30 si è svolto un incontro con Gianluca Lioni e Michele Fina, che hanno presentato i 100 discorsi che hanno segnato la storia, e Marco Esposito, il direttore di Giornalettismo. Ormai, siccome deve raggiungere un pubblico variegato, il più ampio possibile, deve essere modulato su diverse cadenze, quindi quella un po' più profonda, la battuta talk show, l'approfondimento. La prima giornata dedicata al festival si concluderà questa sera con un incontro che avrà inizio alle ore 21.30, sempre al chiostro delle Benedettine, con Alberto Bagnai, che presenterà L'Italia può farcela, equità, flessibilità e democrazia, strategie per vivere nella globalizzazione. Saranno presenti il parlamentare Stefano Fassina e Mario Sensini del Corriere della Sera.